Salve a tutti ragazzi e bentornati su Knidippin's Doom. Allora, abbiamo finito la scorsa mappa senza colpi, quindi sono costretto ad usare questo fucile. Ok. Si sono svegliati? Sì, si sono svegliati. Ecco. Spero davvero di trovare dei colpi perché, se non sbaglio, a Phobos Lab ci sono tantissimi nemici e non vorrei usare il fucile di precisione. Qui non si vede proprio niente. Per molti questa è la mappa preferita del primo episodio. Per me non lo è. La mia preferita rimane, come si chiama? Non mi viene in mente il nome adesso. Aspettate un secondo. Sono impegnato nel vedere cosa fare. Ah, Phobos Anomaly. Eccola qua. Mi è venuto in mente. Allora, chiede la chiave rossa. Questa si apre? Sì. Si apre. Oh, un'armatura. Ho trovato anche questa. Questa che fa? Il Berserk. Ci spawna. Ok. Lo prenderemo quando ci servirà. Da un po' tese, devo costantemente cambiare armi. Aspetta. Ecco, là. Quello lì è stato fatto fuori. Questo lo prendiamo. Vediamo un po' dove porta questo corridoio lunghissimo. A un'altra zona completamente. Ok, questa alza quella specie di ponte che prima si alzava quando ci affacciavamo su quel balcone nella versione originale. Quindi questa non è una zona opzionale. Ok. Ecco qua. Abbiamo fatto anche questo. Intanto spero che Knidippin's Doom vi stia piacendo, perché francamente, per me è una delle migliori mod che sono mai state create, eh. Poi liberissimi di contraddirmi, però comunque pensate comunque quanto lavoro c'è stato dietro nel rifare le mappe da zero. Ok, ma io non voglio usare questo però. Devo trovare dei colpi. E qua dove si va? Ah, non si apre. Quindi dobbiamo andare per forza di là. Non ho colpi per i bazooka. Non ho proprio nulla. Non ho proprio nulla. Ho soltanto i colpi per questo. Devo solo sperare di non sbagliare i colpi, perché già ne ho pochi. E poi sprecarli in questo modo non mi va proprio. Allora, questa che cosa fa? Ah, non c'è uno schermo che ve lo mostra. Ok. Allora andiamo avanti. Ah, forse ha aperto l'ascensore. Eh sì, ha aperto l'ascensore. Shortcut. Sì. Stupendo. Stupendo come sono interconnesse le mappe, veramente. Nulla da dire. Andiamo avanti di qua. Poi pensiamo a quelli lì fuori. Ok, chiave rossa. Questa mi serviva. E fare fuori i nemici qui forse è stata la tattica migliore. Un momento, eh. E mi sembra che qui dietro ci fosse un segreto. E non c'è più. Non c'è più. Ah no, c'è! Bisogna premere la console. Oh, dei colpi, mamma mia. Mi servivano. Ok. Io non scendo, per il momento.
Meglio se li facciamo fuori da qui. No, ho preso il medikit, mannaggia, non volevo prenderlo. Eccolo qua. Il tizio che stavo cercando di sparare. E anche quell'altro. Penso sia fatta. No? C'è ancora quello lì laggiù. Dai, esplodi. No, è morto prima. Vabbè. Mamma mia. E quanta gente c'è lì sopra. Non so se li avete visti, ecco. Si vede ancora qualcuno? Da qui riesco a colpirli. Vabbè, direi di andare... Ah! Salve! Allora... Questo ascensore è molto strano. Non si apre la porta finché non sale e non scende. Vedete? È proprio automatico. Lo so che nella realtà dovrebbe essere così, ma in Doom non lo è. E scusate se non commento tanto, però come vedete questa mappa molta è atmosfera, quindi se io la rovino continuando a parlare continuamente. Da dove? Da fuori. Immaginavo. Allora. No, serve la chiave blu qui giù. Serve la chiave blu che io non ho. E probabilmente allora devo andare dall'altro lato. Sali, sali, sali. Ecco qua. Siamo arrivati dall'altra parte. E anche questa è chiusa, mannaggia. E allora bisogna tornare di là. Perché di qua non credo che bisogna andare, infatti. Dai, scendi. Allora, io da quel che ricordo, nella mappa originale qua in mezzo c'era qualcosa da raccogliere. Però adesso non c'è più nulla. Questo si apre? Non si apre. Allora forse devo prendere questo e gettarmi nell'acido. Eh sì. Immaginavo una cosa del genere. Ok, si è accesa una luce, ma non so sinceramente. Guarda qua. Ok, sono uscito. Piano. Via. Ok. Cerchiamo di crearci un pochino di spazio. Allora, di qua 69. Ah, ok, 79. Questo c'è ancora, questo segreto. Sì, c'è ancora. Magari quella la prendiamo dopo, eh. Allora, adesso mi sa che dobbiamo tornare di là, perché se non sbaglio ho riconosciuto l'area. Eh sì, si è accesa qui. Si apre qua, infatti. Oh madonna. Aia. Intanto ho notato che ho un sacco di colpi per il fucile. Meglio così, sinceramente. Io perché io adoro quest'arma. Aia. Finiti? No. Adesso sì. Segreto, dai. Sicuro qualcuno di questi che lo sapeva. Infatti. È un segreto questo. Comodo. Allora, qui se ricordate si entra in quella specie di tunnel. Però non voglio prendere 20 colpi. Ecco qua. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Chiave grigia che non abbiamo. Chiave d'argento, voglio dire.
Dobbiamo farci strada così. Dai, aia, accidenti. Non l'ho visto. Ma non si vedono accidenti qua. Vabbè. Ok. Chiave arancione. Mamma mia, quante chiavi dobbiamo trovare. Allora. Ok, ho capito dove siamo. Siamo... Mamma mia, la tripla. L'avete visto? Ok. Tutto fatto. Prima che si scenda, facciamo fuori anche questo. Ok, chiave arancione, eccola qua. Questa suppongo che apra, e infatti ci collega alla zona qui. Torniamo indietro e apriamo la porta con la chiave arancione, che dovrebbe essere questa. Salviamo, perché è da parecchio che non salviamo. Oh madonna, ci sono troppe persone qui dentro. Ok, sembra che i nemici non riescano a passare lungo la soglia della porta. Credo sia stata fatta proprio apposta. Ok. C'è un'ombra, la sento. Intanto mettiamoci il fucile a colpo singolo. E colpiamo quei due là sopra. Poi cambiamo di nuovo. Eccola là l'ombra. Qui serve questo. Guardate un po' che mi tocca fare. Dai, eccolo qua. E uno, e due, e tre. Meglio così, stiamo andando proprio bene. Però, dai. Ecco qua, anche del night è fatto. No, c'è un altro. La chiave d'argento è già qui? Meno male, questa mappa è molto più straightforward. Si trova subito quello che bisogna trovare. Ok. Tutto fatto. Chiave d'argento dovrebbe essere qua. Sì, c'erano anche 20 colpi, questo me lo ricordo. Allora. Non vedo un accidente, ma laggiù vedo, infatti, vedo degli input. Magari facciamoli fuori da qui, non sapendo che c'è dall'altra parte, potremmo trovarci nei guai. Ecco, Moller Demons, lo sapevo, lo sapevo. No, per errore, ho sprecato tre colpi, Vabbè, penso capiti a tutti. Segreto? No, non lo è. Ah, è un segreto. Dicevo io. Ok, bisogna andare di qua allora. Ah, io. Mannaggia lui. E a quel lanciarazzi, dannazione. Quanto danno fa? Questa si apre soltanto dall'altro lato. Ok. Che ho fatto? Con questa switch. Ok, vabbè, allora ho capito, dai. Bisogna che ci tuffiamo qui dentro. Ok. Meno male che abbiamo la tuta antiradiazioni, però possiamo comunque affogare, quindi penso che ci dobbiamo muovere. Se mi fanno uscire però. Guarda questi, guarda questi. Madonna. Ok.
In tutto questo mi prodeva anche l'occhio. E mi sono dovuto grattare perché non ce la facevo. Allora. No. Guardala quanti sono! Quanti sono? Sono tantissimi. Vabbè, andiamo con calma. Nessuno ci corre dietro, quindi. Aia, aia. Guardala come ruotano se caspita di palle. Hanno il tracking anche queste, anche se in misura minore. Ok. Il lanciarazzi sì, mi serve. E non poco. Ok. E anche questa è fatta. Quante ombre ci sono? Aia. Il Baron Novel, soprattutto, avete notato? C'è anche il Baron Novel qui. Dov'è? Ah, là. Guardate questi, guardate. Oddio. Ecco qua. Questa... Ma la rimane aperta? O no? Suppongo che la rimanga aperta. No, non la rimane aperta. Quindi non possiamo più tornare qui. Vabbè, non c'era nulla da raccogliere di importante. Salviamo, nel caso questa sia una trappola. Che non lo è, fortunatamente. Andiamo via da qui. Adesso che abbiamo la chiave blu, dove dobbiamo andare? Allora, mi sembra di aver visto in precedenza una porta che chiedeva la chiave blu. Una porta che chiedeva la chiave blu. Ok. Ok, ho capito dov'è. Ho capito dov'è. Quella. Quello mi serve. Olè. Odio il platforming in Doom. L'ho sempre odiato. Perché sembra che ogni volta che saltiate siate su un mare, non so, di bucce di banana. Mi sembra che continuate a scivolare. Aia. Guarda lì, guarda lì. Accidenti. A me. Vabbè. Fate entrare? No. Questi resistono anche colpi di doppietta. Roba da matti. Roba da matti. Resistono anche colpi di doppietta questi qua. Ok. Anche questa è fatta. Ok, abbiamo aperto quella. So dove siamo. Allora, questa serve la chiave gialla. Allora, ma si può fare così? No, non cadere, mannaggia te. Si può fare così? Sì che si può. Sì che si può. Ok. Guardate, giusto giusto, ma per prendere anche quell'altra. Oh, meno male. Guardate qui quanti colpi abbiamo. E io che ero preoccupato che non avessimo abbastanza colpi. Ah, qui ci sono colpi dappertutto. E c'è anche un berserk. Sì, è un berserk. Ok. Vispiamo da qui. E li facciamo tutti quanti fuori. Ok. Qui ci sono ancora dei colpi per la mitragliatrice. Quindi adesso usiamo un po' quella. E magari facciamo ricaricare un pochino il fucile. Perché l'abbiamo usato fino ad adesso. Oh 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 oh. Calmi, calmi, calmi. Calmi, calmi. Non mi fanno sparare a quei barili. Oh. Wow. Questo mi è nuovo, il cacodemone nel primo episodio.
Oh santo cielo. E questi qua non vanno giù subito. Ok. 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 Tutto a posto. Un'altra armatura. Magari questa la prendo dopo, eh. Sempre se non succede un casino. E mi dimentico. Spero proprio di no. Allora. Oh 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 oh. Ma che cavolo. Guarda questi, guarda questi. Oddio. No, questi mi chiudono in una strettoia, se non sto attento. Ok. È fatta. È fatta anche qui. Ci sono nemici ovunque. Come faccio? Guarda qua, ma guarda qua. Come diavolo faccio? Dai, cali giù. Oh. Ok. Sono morti da questo lato. Adesso dall'altro. Non cadere, non cadere, ti prego. Ecco. No, non va così. Devo tornare un attimo indietro a raccogliere i colpi del chain gun, perché adesso non ho nemmeno più un colpo del fucile. Allora. Di qua... No. Non c'è niente di qua. Che niente che mi interessi per il momento. Allora. Sì. 3.40. Roba da matti. Guardate quanto è lunga questa mappa. Così come le altre. È assurda, veramente. Questa si apre. Madonna. Ti prego. Guarda questi, guarda questi. Oh, mamma mia. Si sente che sono visibilmente spaventato? Chiave arancione. Non vorrei che questo fosse un'altra delle solite trappole. Quindi salviamo qui. Ah no, questa è chiave gialla. Chiave gialla, chiave gialla. Ah giusto, la chiave gialla ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo la porta dove usarla. Era indietro se non sbaglio. Ok. Quell'armatura la torno a prendere. Promesso. Promesso. Questa non me la posso dimenticare, dai. Chiave blu. Poi era qui, eccola qua. Oddio, quanti ne sono, ma quanti ne sono? Quanti ne sono? Quanti ne sono, Quanti ne sono? Mamma mia. No, no, Ok. Dove siamo? Forse nell'ultima zona della mappa. Mi ricordo una zona del genere. No, si è chiuso. Si è chiuso l'ingresso. Ma dai. Madonna. Troppi, troppi, troppi. Aia. Dai, uscite fuori. Che quando ho la doppietta in mano scappate, eh. Oh, adesso vi vedo. La roba da matti. Questa sì che è stata una buona trappola, eh.
ti prego, dimmi che è possibile tornare indietro. Sì, è possibile tornare indietro. Meno male. Meno male. Sono contento. Quella è la leva dell'exit, quindi è probabile che adesso dobbiamo lasciare la mappa con molta probabilità, anzi. Oh. Un'armatura, ok. Questo non so che... Sembra non accadere nulla. Ok. Ah, giusto, il berserk che era di qua. E questo? Forse con quella leva? Che ho premuto? Ma che cazzo? Ma che diavolo? È una citazione sicura al boss di Doom 2. Però credo che questo sia uno dei creatori. Figo. Era Tormentor 667. Ha detto quando l'hai ucciso ci ha dato questo. Comodo. Allora, adesso l'unica cosa che ci manca è l'armatura che avevo lasciato. No, perché sono così grandi queste mappe. Allora, doveva essere di qua. Sì, sì, è di qua, è di qua. È di qua, è di qua. Ok, adesso ce ne possiamo andare finalmente. Però non prima di aver visto un'ultima cosa, scusate. Se ricordate, all'inizio c'era una specie di cosa che donava oggetti. Se magari quella ci donasse qualche colpo in più, sarei contento. Allora, era di qua. Era di qua. Ok, il berserk non mi interessa. Ah, solo il berserk ti dona. Ok, grazie lo stesso. Per i colpi, ragazzi, ho svaligiato tutto. Avete visto anche voi. Quindi questi sono i colpi che ci mancano. Abbiamo tantissime celle. Allora, andiamo. Bene, ragazzi, vediamo un po' le statistiche di questa mappa. Ah, per uno solo, mannaggia. Ok. Perfetto. Andiamo alla prossima e ci salutiamo. Credo che questa sia... Aspetta, come si chiamava? Central Processing, qualcosa del genere. Eh sì, sì. Eccola qua. Bene, ragazzi, come al solito, grazie per aver visualizzato il video e ci vediamo nella prossima puntata di Creed Deep in Doom.